Bene, comincio, eh? Va bene, ottimo. Allora, abbiamo visto in questo caso pratico come nell'analisi delle cause di un determinato problema possono essere utili queste domande che poi un po' in modo esotico all'inglese, no? Sono le domande WWWH, cioè what, when, where, when e how much, quindi le domande come, dove, quando. E soprattutto abbiamo visto insieme l'importanza di quando una cosa è, ma anche definire ciò che non è, proprio ai fini proprio di poter individuare la soluzione. Ora, adesso vediamo come sviluppare la soluzione. E affrontiamo un tema che è anche abbastanza, spero anche divertente, perché cominceremo a vedere anche alcuni aspetti che sono quesiti logici, quindi alcuni elementi, ecco, alcune soluzioni non lineari, anche perché l'innovazione, la creatività e quindi la brillantezza delle soluzioni dipende proprio dal fatto di fare delle cose che non si sono sperimentate prima. Quindi l'incentivo è proprio quello a cercare di stimolare in noi una certa creatività. Quindi vediamo un attimo una definizione di Karl Popper di che cos'è il problem solving e quindi diciamo in generale il percorso, ecco, di come individuare la soluzione. Poi parliamo della creatività, di quella competenza, ecco, che tutti noi abbiamo in modo innato e che quindi possiamo attraverso diciamo quattro semplici atteggiamenti poter sviluppare e accrescere, e poi faremo una brevissima esercitazione appunto su come diciamo si può e diciamo generare innovazione attraverso proprio l'utilizzo di oggetti che non sono pertinenti a quella determinata funzione. Ma non voglio anticipare le cose e quindi lo scopriremo, ecco, mano a mano in questa spiegazione. Allora, Karl Popper lo dice molto semplicemente. Allora, questo è proprio il procedimento scientifico e di quello che conduce alle scoperte scientifiche. Si inciampa su un problema, si studiano tutti i tentativi messi in atto come soluzioni, le vere soluzioni e anche le false soluzioni, si cercano poi tutte le alternative, le si applicano, si misurano gli effetti e poi si aggiusta la strategia fino a renderla efficace. Ciò che alla fine si vuole significare è che non c'è un procedimento perfetto, non c'è la conoscenza e la razionalità assoluta, è sempre un processo di approssimazioni successive. E quali sono le risorse che abbiamo? Beh, qui dal punto di vista della psicologia contemporanea sappiamo molto bene che diciamo si è diviso il cervello nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro, e sappiamo che l'emisfero destro è l'emisfero diciamo della creatività, se vogliamo anche dell'irrazionalità, dell'immagine, dell'intuizione, mentre l'emisfero sinistro è quello più dedicato agli elementi razionali, alla logica e diciamo alla pratica, alla linearità, alla matematica. Noi in generale diciamo risolviamo la maggior parte dei problemi con l'emisfero dominante, che è l'emisfero sinistro, e diciamo però alcuni aspetti, alcuni problemi, alcune cose, il pensare, come vi dicevo e vi invitavo fuori dalla scatola, è quello di cercare, ecco, se volete, di fare diciamo emergere di più l'emisfero destro, che appunto, come vi dicevo, è quello della creatività. E se volete una metafora che è abbastanza interessante, è che l'emisfero sinistro vede gli alberi ma non percepisce la foresta, l'emisfero destro, quello creativo, percepisce la foresta ma non sa cosa sono gli alberi. È da questo connubio che naturalmente c'è la nostra stabilità e la nostra, diciamo, capacità di gestire le situazioni. Naturalmente, più diciamo siamo inquadrati con la scuola, più siamo inquadrati con il lavoro, più dobbiamo seguire delle procedure, più naturalmente l'emisfero sinistro diventa dominante ed è quello che ci si aspetta da una persona rispettabile. Naturalmente l'emisfero destro, che è quello più del sogno, però ci è di molto aiuto. E quindi c'è anche un corso interessante che da proporre, disegnare con la parte destra del cervello, proprio perché
diciamo, si scopre che riuscendo a mettere un attimo a tacere l'emisfero sinistro, che è quello proprio del simbolo, si riesce proprio ad avere delle capacità di disegno, per esempio, assolutamente sorprendenti. Quindi in natura noi abbiamo tutta una serie di capacità che non utilizziamo. Allora questa piccola parte vuole essere un po' uno stimolo e una riflessione per, diciamo, alcuni spunti che vi possono servire nella vita professionale, o almeno magari qualche giochino che lo fate con i vostri amici, che potrebbe essere divertente, ecco, come quiz, se magari sono originali e non li avete magari già sperimentati. Allora, quindi parliamo appunto della ricerca delle alternative, ecco, la possibilità di saltare, ecco, su un piano logico diverso per trovare la soluzione. Una di queste, è un esempio emblematico, è questa cosa qui. Come si fa a scoprire a quale quadrato sto pensando della scacchiera? Allora, ci sono tre modalità. La prima è quella sequenziale logica. Ti chiedo se stai pensando al primo quadrato, al secondo, al terzo, eccetera. È un sistema, se volete, sicuro, perché poi arrivo alla conclusione, ma diciamo piuttosto oneroso, nel senso che ho bisogno di almeno 63 domande in linea teorica. Poi naturalmente, se ho il classico colpo di fortuna, naturalmente lo posso azzeccare al primo colpo o al quinto. Però in linea teorica questo è un processo che mi comporta 60, al massimo, ecco, 63 domande. C'è un secondo aspetto che poi invece è tipico della ricerca scientifica e che noi lo facciamo spesso, perché siamo educati a questo, che è di chiederci le cause, cioè di domandarci per quale motivo io potrei avere scelto un determinato quadrato. Per esempio chiedersi, sono mancino, magari lo vedete, lo tengo con la sinistra, quindi c'è magari una maggiore incidenza del fatto che un mancino scelga di più i quadrati a destra piuttosto che a sinistra. Posso pensare, poi si potrebbe magari fare un'analisi, andare a ricavare se ho avuto un complesso edipico che mi porta a immaginare la scacchiera in un determinato modo e quindi a scegliere certi quadrati. Oppure magari analizzare i miei gusti e il modo di vestire per vedere se ho una preferenza per gli scacchi bianchi piuttosto che quelli neri. Potete ben capire che la ricerca in questo modo delle cause diventa onerosa e, se vogliamo, anche abbastanza aleatoria. Però è anche quello che noi facciamo di solito quando c'è un problema, eh? Andiamo alla ricerca della causa. Prego. Potrebbe anche essere, perché in fondo la scacchiera non è fatta altro che di, diciamo, 64, sì, 8x8, 64 quadrati bianchi e neri, tanti quadratini che sono i quadrati. E in effetti si può fare in 6 mosse, vero? L'avete già dedotto. In 6 mosse io azzecco il risultato. Siete d'accordo? Se di sì, stava, tanto non è mica una gara, insomma, quindi di questo. Allora, perché io posso fare una cosa, posso, e questa è un po' la soluzione, posso chiedere se il quadrato che ho scelto sta sopra e sotto, poi se sta da che parte, sinistra o destra, poi sopra e sotto, e in 6 domande sono arrivato comunque alla soluzione. Naturalmente questo, ecco, è un po' come dimostrare che c'è un ragionamento controintuitivo o comunque diverso dall'abitudine con la quale siamo, diciamo, cerchiamo di risolvere i problemi, e quindi questo aspetto, diciamo, è un po' più, è un attimo diverso. Vediamo un altro piccolo esercizio. Allora, c'è una storia, ve la racconto, a un torneo medievale viene invitato un maestro della guerra cinese e, diciamo, gli spiegano le regole del torneo. Ci sono due principati e ciascuno ha 3 campioni. Il primo, naturalmente, è il più forte di tutti, il secondo intermedio e il terzo è il più debole. Ad un certo punto, diciamo, il torneo prevede appunto che si sfidi il primo campione con il primo, il secondo con il secondo e il terzo con il terzo. La squadra che ottiene più vittorie ha vinto, che ottiene più vittorie, quindi almeno 2 scontri su 3. A questo punto il maestro della guerra gli dice: guarda, se tu fai come ti dico io,
hai la certezza di vincere. Qual è la risposta? Quello meno forte e quello più forte. Bravissimo, ci siamo già arrivati. Se io faccio combattere il primo con il terzo, quindi il primo con il terzo, poi il secondo con il primo, allora il primo con il terzo, il secondo con il primo, e quindi il terzo con il secondo, ho la risposta da questa parte. No, scusate, ho sbagliato io. Allora, il primo con il terzo, il mio primo con il terzo, il secondo con il terzo. No, ho sbagliato io. Adesso mi sono... tagliamo questa parte. Il primo con il terzo, con il terzo dell'ordine. Scusami, no, ho sbagliato io. Devo far combattere il mio terzo con il primo. Bravissimo. Allora, il mio terzo, se sono io che voglio vincere, devo fare il mio terzo con il primo. E allora a questo punto ho il secondo con il terzo, giusto? E il primo con il primo con il terzo. Eh? Ho incasinato, scusate. Esatto. Due vittorie su tre. E quindi vabbè, questo è un altro giochino che... Un altro aspetto, per esempio, questo non è un gioco, ma è un caso avvenuto. La NASA ha avuto il problema di progettare la penna spaziale che è andata sulla Luna, che è stata utilizzata per lo shuttle. E ha progettato, ha speso oltre $1 milione dell'epoca, parliamo anche degli anni 70, per progettare una penna che scrive in ogni posizione, su tutte le superfici, scrive anche nell'olio bollente, praticamente, anche se non si sa che come possa uno avere l'esigenza di scrivere nell'olio bollente, ha una chiusura ermetica e pressurizzata, la durata dell'involucro è di 100 anni e diciamo appunto ha avuto questi costi di sviluppo. Quindi hanno affrontato il problema grazie anche alla loro, diciamo, grande disponibilità della ricerca, eccetera. I russi avevano lo stesso problema, ma non avevano i soldi per progettare una penna così sofisticata. E quindi la loro soluzione è questa qui. Hanno usato una matita. Allora, in effetti, quello che volevo un po' significarvi era appunto questo, che a volte le soluzioni, il ragionamento, se volete, controintuitivo, permette anche di pervenire a delle soluzioni che sono molto semplici, molto facili, ma che fondamentalmente, se usiamo gli stessi, diciamo, parametri con i quali noi costruiamo il nostro pensiero, le nostre soluzioni, è probabile che, diciamo, possiamo avere dei risultati inferiori o meno efficienti rispetto ai risultati di queste invenzioni. C'è qualche altro giochino che, se volete, che questi sono talmente classici che ci sono molto, utilizzati un po' in tutte le in vari corsi. Quello dei 9 punti, che penso che lo conoscete, io ve lo dico un po' anche per essere esauriente, che è un po' il significato di quello che va ulteriormente a dare prova un po' di quello che diciamo. Se voi scrivete su un foglio di carta e mettete 9 puntini simmetrici, un quadrato di 9 punti, lo conoscete questo? È stato talmente abusato questo gioco che francamente non voglio... diciamo, farvi perdere tempo, che già probabilmente conoscete la soluzione. Allora, si tratta di unire, se volete provarci, questi 9 punti con 4 linee. Lo sapete già, vero? Ecco, quindi è più volte utilizzato. C'è qualcuno che non lo sa o qualcuno che lo sa vuole dare la soluzione? La figlia lo sa, quindi lei lo sa.
Allora, se ci tentate a lungo, il problema qual è? È che il quadrato vi crea una cornice. E poi lo vedremo, perché la creazione della cornice, cioè il framing, è uno dei fattori inibenti le decisioni, perché guardiamo le cose, ecco, come sono incorniciate, e quindi anche delle soluzioni. Perché la soluzione di fare questo tipo di unire i puntini con quattro linee è quella di uscire dal quadrato, quindi di fare una cosa di questo genere, così, poi oggi non mi vanno bene così, e poi così. Li uniti tutti? No, di questo qua lo devo unire di qua. Aspettate che lo devo rifare. Grazie allo streaming sto facendo un'ottima figura, e quindi so già di essere negli annali di internet, di YouTube, per questa simpatica cosa. Benissimo. Allora, queste sono le... Allora, me ne manca sempre uno. Vabbè, perché ho sbagliato, ci ho messo la curva. Comunque, bisogna uscire dal rettangolo, dal quadrato, scusate. Allora, l'uscita dal quadrato è quella che ci permette di capire di risolvere questo trucchetto. L'elemento che volevo appunto darvi come segnale è che appunto abbiamo tutti una nostra creatività innata, e che quindi può essere ulteriormente esercitata e vivificata attraverso, diciamo, l'esercizio di quattro competenze molto semplici. Le vediamo molto rapidamente, poi passiamo a vedere insieme un caso. Allora, una delle prime cose è che le buone idee vanno e vengono, quindi in generale le persone più creative hanno questo aspetto che catturano le idee. Quindi una prima qualità, ecco, se vogliamo, delle persone creative è che hanno, diciamo, che le sanno conservare e poi utilizzare al momento opportuno, perché non è detto che un'idea sia immediatamente impiegabile, utilizzabile. Per cui fra le azioni di sviluppo che si stimola anche in impresa, ecco, c'è per esempio un prodotto adesso che stanno cercando di promuovere, quello che si chiama mindfulness, quindi la pienezza della mente, ecco, quindi la possibilità in effetti di avere dei momenti per poter riflettere, per non essere presi costantemente dal tipo di lavoro, e quindi a stimolare un tipo di pensiero che consente poi alle persone di sviluppare un problema, un tema, diciamo, creativo. In modo provocatorio, l'autore, ecco, che si chiama Epstein, che è di questo tipo di teoria sulla creatività, dice: usate anche le 3B, insomma, il letto, il bagno e l'autobus. L'autobus vuol dire il fatto di relazionarsi con gli altri e quindi di saper cogliere anche un po' da tutti quello che sono le idee, le cose. Io mi ricordo in un manuale, ecco, l'insegnamento del violino, c'era appunto un grande violinista che si era fermato a sentire, ad ascoltare un barbone di strada, no? E gli hanno chiesto, ma il suo allievo gli dice: ma cosa sta ad ascoltare questo barbone? Lui dice: no, si impara da tutti, quindi anche la tecnica, la complessità, se vogliamo, certe cose, anche diciamo, chi diciamo, non è considerato superiore in una cosa può insegnarci qualcosa. Allora, la creatività è quella persona che riesce a mantenere tutte queste idee e che quindi e poi a collegarle insieme al momento opportuno. L'altra cosa che è una caratteristica tipica delle persone creative è il comportamento sfidante. E quindi soprattutto per esempio, se voi vi ritrovate che avete, diciamo, la serratura della porta di casa che non funziona, non riuscite ad entrare, insorgono tutta una serie di comportamenti anche in contrasto, che sono quelli prima di provare, diciamo, di nuovo a sbloccare la serratura, però se non ci riuscite cominciate a, diciamo, percorrere, se volete, delle alternative diverse che spaziano in modo sempre più ampio. Per esempio, il fatto che cominciate
a vedere se c'è qualcun altro che ha delle chiavi, delle chiavi doppie, il vostro vicino piuttosto che un vostro parente. Poi cominciate ad avere, a chiedere aiuto, poi cominciate magari a incavolarvi, a strepitare, cose di questo genere. Cioè ci sono tutta una serie di comportamenti molto ampi, e in questa teoria si dice che la teoria generativa, che se si hanno tutta una serie di comportamenti poi divergenti e razionali, lo vedremo poi anche se vogliamo nel brainstorming, è la possibilità di far nascere idee, idee nuove e creative. Le azioni di sviluppo, ecco, per chi diciamo è sfidante, che è un po' l'esercizio, ecco, che vi incoraggio, ecco, a chi diciamo vuole migliorare la sua capacità, la sua creatività nel produrre idee, sono proprio anche quelle della capacità di gestire gli insuccessi, di eliminare i timori, di limitare le probabilità di successo, di saper gestire le emozioni e di saper dare fiducia agli altri. Quindi queste sono tutte caratteristiche che poi a livello manageriale, ne parlavamo anche per chi ha diciamo le responsabilità dirigenziali, sono quelle che stimolano e sviluppano la creatività in se stessi e negli altri. Questo è banale, se vogliamo, è un po' quella di allargare gli orizzonti, eh? Quindi quanto più ampia la base di esperienze, tanto più c'è la possibilità di avere dei repertori, ecco, come dicevo qui, di comportamento che genera innovazione, e quindi la possibilità di avere delle azioni che ampliano la conoscenza di base. Ecco, io non so in quale misura, per esempio, avete avuto sentito parlare, per esempio, delle tecniche di benchmarking. Le tecniche di benchmarking nascono con la Xerox, che si era vista, diciamo, aveva constatato che la Canon produceva delle macchine, diciamo, molto più efficienti e a minor costo. E quindi ha implementato una metodologia di ricerca costante delle prassi migliori nella produzione delle macchine. Quello che è innovativo nelle tecniche di benchmarking è, per esempio, il fatto che non si vanno a ricercare esattamente i concorrenti, ma si vanno a ricercare quello che sono i benchmark, quindi i punti di riferimento di eccellenza in una determinata prassi. Per esempio, ci sono dei casi ormai di scuola, ecco, uno dei guru di questa tecnica si chiama Bob Kemp, e che quindi vengono citati tutta una serie di casi che sono ve li sottopongo tanto come, diciamo, modalità con la quale poi le imprese producono il miglioramento necessario, però attraverso, diciamo, un confronto creativo di chi è effettivamente il migliore. Tanto per stimolare un attimo la fantasia, ecco, dovete tenere presente, pertanto per fare un esempio, che una fabbrica di auto si è confrontata con una fabbrica di cosmetici. Allora, anche qui, visto che abbiamo poi imparato le tecniche di trovare qual è il problema, vi posso chiedere così: quale potrebbe essere secondo voi un aspetto, un problema in cui una fabbrica di auto riconosce una fabbrica di cosmetici come primo della classe in un determinato aspetto produttivo? Bravissimo, le vernici. Perché la fabbrica delle vernici, in più le vernici metallizzate, perché la metallizzazione, la brillantezza, la scelta del colore, la fabbrica di vernici, la fabbrica di cosmetici ha sicuramente tutto un aspetto di ricerca che conviene a questa azienda, diciamo, per, diciamo, trovare, cercare dei colori sempre più d'avanguardia. C'è un altro caso che è, per esempio, quello, anche se, diciamo, questo è meno intuitivo, ma è la Walt Disney che si è, diciamo, confrontata con una società di mineraria. Questo ve lo dico, ecco, perché sennò ci andremo molto per le lunghe per poter, diciamo, spiegare questo, però la società mineraria aveva dei servomeccanismi automatici, era un'estrazione del carbone, quindi anche di un, diciamo, prodotto che richiedeva anche dei risparmi negli impianti, ecco, non si potevano fare molto costosi, e quindi il benchmark, il punto di riferimento che aveva la Walt Disney è quella di andare a studiare dei servomeccanismi poco costosi che sono serviti poi per le animazioni dei pupazzi di Disney World e di tutto, diciamo, l'apparato, ecco,
delle fiere e di tutto dell'area del divertimento di questa società. Un'altra cosa interessante è quella che la Delta Airlines, adesso sono tutti aspetti americani, ma non voglio darvi, ma comunque una società di una compagnia aerea, si è confrontata con una, diciamo, con la Formula 1. Visto che vi ho indirizzato un po' alla creatività, magari se non c'è dove qualcuno, ecco benissimo, lo deduce, il pit stop. Cioè la capacità di poter velocizzare, che è il benchmark in questo caso, è la velocità dei cambi, quindi quando l'aereo atterra. Ora non sono certo che adesso buttino fuori i passeggeri a pedate per riuscire a stare ai tempi di un equipaggio di Formula 1, però capiamo bene che in effetti se si fosse confrontata con un'altra società probabilmente sarebbe pervenuta alle stesse conclusioni. Ecco, dove ci sono delle situazioni limite o magari anche esasperate o dove ci sono degli aspetti di eccellenza, ecco che l'innovazione e la creatività passa proprio attraverso la ricerca costante e sistematica di esempi qualificanti e di benchmark e di punti di riferimento nelle varie discipline. Quindi la creatività vuol dire confrontarsi anche con persone e con società, con aziende, con, diciamo, prassi che non sono così, così abituali. Prego, dimmi. Beh, questo è, diciamo, è più raccontato, insomma, così. Diciamo che se la Walt Disney si fosse rivolta a Hollywood o a Rambaldi per i pupazzi e per la gestione, avrebbe avuto dei servomeccanismi per movimentare questi pupazzi molto sofisticati ma anche molto costosi. Lo studio invece di questa società mineraria, che era completamente automatizzata nell'estrazione del carbone, è quella di utilizzare dei servomeccanismi altrettanto, diciamo, sofisticati ma molto poco costosi, quindi è più semplice, quindi il confronto è stato basato su questo. Ecco, poi non so entrare ovviamente nei particolari perché questi sono più degli esempi, insomma, di letteratura. L'altra cosa, prego. Allora, si chiama Bob Camp, che si chiama così, Bob Camp. La teoria nasce negli anni 90, negli anni grosso modo. Devo dire che questo tipo di aspetto è stato molto, diciamo, sollecitato dai temi anche relativi alla qualità totale, cosa che adesso la qualità totale è, diciamo, come concetto è stato anche abbastanza superato. Anche se questo tipo di parte, dal punto di vista della creazione di innovazione, secondo me ha ancora un suo valore importante, soprattutto per la produzione. Ah, dunque. Beh, l'altra cosa è che a livello aziendale lo stimolo della creatività vuol dire prendere anche, diciamo, riuscire a fare lavori diversi. Uno dei temi è anche quello della job rotation, quindi di ruotare il lavoro spesso fra le persone, in modo da cercare di, diciamo, mantenere sempre la curva anche del cambiamento sempre, sempre attiva. Voi sapete molto bene che, diciamo, anche quando noi in qualsiasi attività lavorativa abbiamo una curva a sinusoide, no? Cioè noi come partiamo quando ci inseriamo anche in una rapporto di lavoro in un'attività nuova e cose di questo genere, se qui mettiamo la performance, se qui mettiamo il tempo che ci impieghiamo, noi iniziamo ad imparare il lavoro, poi cominciamo a diventare sempre più esperti, poi arriviamo a un punto in cui questo tipo di esperienza non cresce più in modo così significativo. Se volete, questa è anche la curva dell'apprendimento dell'inglese, ecco, o di una lingua straniera qualsiasi. E qui a questo punto una delle cose che è importante considerare è che dopo un po' comincia l'inevitabile declino. E questo è un elemento che quindi è che è un po' lo stimolo, anche se vogliamo, anche di trovare quella creatività per promuovere il cambiamento. Perché ci sono due punti importanti. Uno è il punto B e uno è il punto A.
Allora, una delle domande che ci si faceva, e questo è, diciamo, delle riflessioni che sono anche di un libro che io trovo sempre molto interessante, che sono di Charles Handy, e si chiama L'epoca del paradosso. Quando è opportuno cambiare? Ecco, quando si cambia, per esempio, nel punto A o nel punto B? Allora, se cambiamo nel punto B è piuttosto difficile, perché diciamo che qui abbiamo, diciamo, meno risorse, siamo già in una fase declinante, però è il punto in cui fondamentalmente ci accorgiamo di questa necessità di cambiare e quindi produciamo le azioni necessarie. Il tema di fondo è quello che in effetti Charles Handy suggerisce poi nella sua, diciamo, esposizione, è proprio quella di che è proprio convenire di cambiare nel punto A, perché in effetti possiamo vedere che a parità di tempo in questa fase qui ci ritroveremo in una fase di crescita e non di declino. Ci sono due problemi in questo tipo di elaborazione. Uno, individuare effettivamente qual è il momento giusto e quindi questo punto A quando è, diciamo, quello il momento buono per poter cambiare. Due, il fatto di poter sopportare e resistere a questa fase che è quella considerata della massima turbolenza, perché dove ogni cambiamento è un peggioramento e se vogliamo tutta la nostra cultura inclina a non cambiare. Squadra che vince non si cambia, non lasciare la retta via per la crescita, poi penso che abbiamo tutto un vasto, diciamo, insieme di proverbi e di saggezza, ecco, popolare delle vecchie generazioni, che ci ha sempre indotto nei punti dei momenti di crescita a non cambiare assolutamente. Devo dire che l'accelerazione che abbiamo nella nostra società del cambiamento, non voglio tirare in ballo la globalizzazione, ma credo che da tutti è ormai un concetto consolidato, ci porta assolutamente a considerare questo aspetto e quindi ad avere la creatività e la forza per poter cambiare in modo anticipato. Bene, quindi in sintesi le persone che dimostrano una certa creatività sanno catturare le idee e conservarle al momento buono. Per esempio, si ricorda che uno degli uomini più ricchi d'Austria è quello che aveva visto in Thailandia o Birmania, passatemi la cosa, questi, diciamo, conduttori di rickshaw, che quelli che corrono trasportando i passeggeri, e per tirarsi su bevevano una strana miscela di arancia e un po' di alcol, di altre cose, che chiamavano Toro Rosso. Toro Rosso, che è la Red Bull. E questo signore è diventato il più ricco d'Austria, inventandosi e portando, diciamo, questo tipo di cosa in Europa, inventando la Red Bull. Quindi molte di queste cose, le idee vengono conservate. Le sfidare, allargare le proprie competenze e naturalmente riuscire ad affrontare per tempo i cambiamenti nel proprio ambiente. Quindi queste sono le conclusioni della seconda parte, facciamo un piccolo esercizio, poi vediamo se di iniziare poi la terza. Allora, ciascuno di noi ha lo stesso potenziale di creatività, le persone creative hanno delle competenze particolari, ma non è detto che queste competenze siano sconosciute, sono semplicemente sconosciute agli altri, ma tutti ce le abbiamo e sono quelle che vi ho descritto, e che quindi chiunque le può imparare. E quindi noi sappiamo che anche attraverso alcune tecniche che poi vedremo, il processo creativo può essere incentivato e indirizzato e accelerato. Abbiamo poi, diciamo, quattro approcci al problem solving creativo. Uno è quello combinatorio, e quindi quello di scomporre il problema nelle sue componenti elementari e poi ricombinarlo diversamente. Il secondo è quello associativo,
e quindi lo vedremo anche domani nella riunione, faremo una riunione di brainstorming, in cui il principio è che nessuna idea è frutto del caso, ma diciamo tutte le idee sono buone, e quindi la capacità di generare più idee possibile per poi selezionare quelle che meglio possono trovare una soluzione adatta. Quello analogico, che quindi di utilizzare i simboli e le metafore, le analogie per creare appunto innovazione, e poi vabbè, quello onirico, ma quello è più dell'invenzione artistica e quello esula un po' dal contesto lavorativo. Allora, io vi proponevo un giochetto che è divertente, insomma, non è particolare, ma per sviluppare, per stimolare un po' la vostra creatività. E questo, diciamo, questo piccolo caso, che durerà pochi minuti, è basato sul fatto, siamo tutti ingegneri o quasi, c'è una serie di 8 problemi che sono stati risolti, ecco, lo vedete fronte e retro, allora comincio a distribuirvi questa cosa, grazie mille. Allora, sì, prego. Allora, sono una serie di piccoli problemi quotidiani che poi li vedremo. Ci avete tutti? Allora, l'obiettivo è molto veloce questo, in 5-10 minuti, non bisogna stare lì a pensarci su, diciamo che ci sono questi problemi che sono stati risolti utilizzando in modo creativo uno, non tutti, degli oggetti che vi trovate nella pagina retro. Allora, a questo punto vi invito da adesso a pensare un po' come poteva essere creato l'oggetto. Potete farlo singolarmente, potete parlarne anche in gruppo, come volete, insomma, non è che sia una cosa così, così. Dovete abbinare ogni numero a una lettera. È chiaro? Un oggetto è servito a risolvere il problema citato nella prima pagina. Magari anche di più. Anzi, poi magari trovate anche altre soluzioni rispetto a quelle che vi propongo. Vediamo se coincidono in qualche modo alla vostra, o avete trovato qualche altra soluzione. Allora, devo cuocere le polpette e mi è esaurita la bombola. Cosa avete scelto? Ferro da stiro? Vediamo un po'. Ecco qua. Bravi. Vediamo il secondo caso. Faccio la spesa settimanale, questo me lo ricordo, faccio la spesa settimanale senza la macchina. Giusto, bravo, ecco, perché questo era il vecchio file. Allora, giusto, ecco, quindi questo è così. Eccolo qua, ecco. Scusate, c'era la domanda sbagliata. Vediamo l'altro. Mi si è rotta la serratura dell'auto. La forchetta. Grandi. Ecco, voi tenete presente che quando questo lo si fa in altri ambiti, diciamo, ci si impiega un bel po', ma penso che voi ci arrivate subito. Ci avete messo un po'? Un po' di ambiguità ci vuole. Dove è finita la fondina? Il guanto da forno, che può essere ritagliato, eccetera. Ci sono altre soluzioni? Beh, qui le soluzioni possono essere anche molteplici, insomma. Vabbè, vediamo. La ciabatta. Quello deve arrivare in alto adesivo, la ciabatta. Beh, no, ma lui l'ha usata con la cintura. Sì. Questo non è un altro adesivo, l'ha usato con la cintura. Sì. Questo punto di vista. Allora, devo fare in fretta ad impastare la torta e il trapano. Però c'è un altro oggetto, sono due gli oggetti, non posso essere solo il trapano, perché così. Associazione di più oggetti.
trapano e forbici. Mi è caduta la marmitta. Questo è facile, eh? Cosa ho usato? Appendiamoci. Bravissima, ecco, non so quanti chilometri farà, però di fatto la gruccia è stata appendiabiti così. Poi, tovaglia al piano di sotto. Io sono andato di aspirapolvere. Aspirapolvere, bravissimo insomma, quindi. Non male, questo è un esercizio. Penso che siano, beh, sono tratte ovviamente da internet, insomma, quindi sono così. Vediamo, vabbè, mi piace leggere con le mani libere. Bene. Va bene, vabbè, questa è un po' la riprova che in tutti noi abbiamo un po' le caratteristiche per, diciamo, combinare gli oggetti in modo diverso. E quindi sapete però che l'innovazione, la creatività, anche nel successo degli affari, deriva molto spesso da questo tipo di combinazioni, no? Quindi sotto un certo profilo il saper combinare, diciamo, elementi diversi poi molto spesso produce il successo anche nelle imprese. Vabbè, non fatelo a casa perché alcune cose sono un po' pericolose. Va bene, un attimo di pazienza che torno alla presentazione. Ripeto per lo streaming. Veniamo alla terza parte del nostro incontro, che è la parte relativa a come, diciamo, valutare le alternative e decidere. Allora, ancora una volta chiamiamo in causa il Karl Popper, che diceva appunto che la conoscenza assoluta e la razionalità illimitata semplicemente non esistono. E quindi il processo, diciamo, di individuazione delle soluzioni e delle decisioni ci sono soltanto delle metodologie che ci consentono appunto di avvicinarci a queste basi che sono appunto dell'imperfezione sia della razionalità sia della conoscenza. Per cui i passi, ecco, che noi abbiamo fatto e che differenziano, se vedete una freccia in alto, il problem solving dal decision making, noi siamo nella parte rossa perché noi abbiamo avuto la percezione di un problema, lo abbiamo diagnosticato attraverso il caso della fabbrica e dei crateri, abbiamo cercato di trovare una molteplicità di soluzioni possibili. Adesso, nella parte di decision making, noi dobbiamo trovare la valutazione di queste soluzioni, fare una scelta e poi una verifica. Tutti i sistemi di decisione si basano su questi due aspetti. Uno è quello della conseguenza, quindi quali azioni sono possibili, aspettative, preferenze, regola di scelta, e l'altra è, diciamo, l'appropriatezza della soluzione. Quindi questi sono i due parametri sui quali si basano le decisioni. E uno degli aspetti importanti nel poter decidere è saper riconoscere fin dall'inizio quali sono le potenziali interferenze, quindi i potenziali errori. Uno di questi, per esempio, è basato sulla rappresentabilità, cioè si valuta un evento con la facilità con la quale lo si può richiamare alla mente, e quindi quell'evento diventa
motivo per spiegare un po' tutto il fenomeno. Altre cose che capitano anche, per esempio, quando vengono presentati certi lavori, certi report ben fatti e formalmente precisi sono, diciamo, condizionano di più le scelte, quindi si cerca di avere, diciamo, una preferenza per le cose, diciamo, formalmente fatte rispetto a quelle, diciamo, meno strutturate e definite. Il tema, in effetti, il paradosso, se volete, è che le cose meno strutturate e definite probabilmente sono anche quelle più innovative. C'è un altro aspetto, che è quello dell'illusione del controllo, che è un po' quello che dicevamo anche prima, che si è sempre fatto così, o che comunque si ha l'illusione che basti un maggiore impegno per risolvere un determinato problema. Quindi si cerca di non individuare delle altre alternative, perché, diciamo, ci si illude che basti l'impegno personale, basta approfondire una maggiore, diciamo, attenzione a certe cose per risolverle, senza quindi valutare le alternative opportune. È un po' quello come scontrarsi, ecco, sempre sulle stesse cose, insistere, ma poi dopo non pervenire comunque una soluzione. L'ultimo elemento è l'effetto cornice. L'effetto cornice è che permette di dire che le scelte vengono influenzate da come il problema, l'alternativa, viene inserita in un determinato contesto. E quindi ci sono, diciamo, dei casi in cui noi, diciamo, valutiamo le cose a seconda proprio dei punti di vista. E quindi questa è una cosa sulla quale ve lo lascio, ecco, come piccolo promemoria, per vedere quali possono essere gli errori nelle decisioni. E per decidere, e quindi questo è un secondo, diciamo, schema sulla quale poi improntiamo il caso, l'ultimo caso che facciamo nella giornata, è quello di vedere quali sono gli obiettivi della decisione. Abbiamo definiamo quello che non vogliamo, ma quello che vogliamo si divide in due filoni piuttosto importanti nella scelta, che sono i must, e quindi le cose che necessariamente, ecco, costituiscono oggettivamente una scelta fissa per il sì e per il no, e poi ci sono i want, che sono i desideri. Pensiamo alla scelta o alla decisione nell'acquisto di un'automobile. E quindi qui possiamo anche vedere anche quali possono essere i punti di vista diversi. Il colore può essere un must e può essere un want. Possiamo dire che se io sono un tassista e se scelgo la macchina per lavoro, non posso pensare altro, a Milano, ma presumo che un po' dappertutto, non possa che essere il colore bianco, che poi è diventato il colore europeo del taxi. Tuttavia, se invece la scelta del colore può essere una cosa, un want, ecco, se non ho questo tipo di condizione. Ecco che vedete che i problemi come le scelte sono sempre, come dicevamo anche prima, all'inizio della nostra giornata, sono degli aspetti soggettivi. Mentre i must sono, fra virgolette, facili, perché voglio una macchina, basta che sia bianca, o come Ford diceva, i clienti basta che la vogliono nere perché avevano solo tipo di vernice, non faceva i crateri. Comunque, i wants invece richiedono un ulteriore esercizio, che è quello delle priorità. Cioè dobbiamo in una qualche misura valutare quanto, diciamo, una cosa che vogliamo è importante nella scelta. Allora, questa, diciamo, è una macchinetta molto, molto semplice, ma che è quella proprio che ci permette di applicarla a una molteplicità di decisioni, sia quelle che noi dobbiamo fare dal punto di vista, ecco, di scelte di prodotto, ma non solo, anche a determinate altre scelte di aspetti, ecco, più teorici. Allora, a questo punto proviamo a fare, diciamo, questo, diciamo, esercizio, che è quello della scelta del candidato. È un esercizio in cui, diciamo, anche questo è sicuramente più simpatico farlo in gruppo e quindi discuterne fra di voi. C'è un caso che leggerete della scelta dell'assunzione di un direttore di stabilimento, e quindi questo direttore di stabilimento deve avere una serie di
diciamo, requisiti, alcuni sono dei requisiti obbligatori e sarà a voi individuarli, alcuni sono dei requisiti invece non obbligatori, ma sono dei desideri, delle competenze, delle caratteristiche della persona, e in questo caso, anche in questo caso in plenaria, li valuteremo se sono importanti, per poi pervenire a quella che è, diciamo, la scelta del candidato ideale. È evidente che il basarsi molto sui must produce dei grandi errori nella selezione, almeno nella mia esperienza personale, ecco, di aver fatto numerose attività di selezione, sappiamo molto bene che il candidato ideale non esiste, e quindi riempire, diciamo, come spesso accade anche adesso nelle inserzioni che vediamo tutti i giorni, tutta una serie di must, lo vediamo anche in modo abbastanza ridicolo, la persona che a 22 anni deve aver fatto già il master, 3 anni di esperienza di lavoro, deve sapere perfettamente le lingue, che sono tutta una serie di must che poi dopo alla fine non hanno riscontro nella realtà. Per cui io vi distribuirei questo caso, vi darei come al solito una 20ina di minuti per, diciamo, affrontarlo e discuterlo, e poi insieme ne vedremo un po' come si declina e quale potrebbe essere la scelta del candidato migliore. In generale i casi non hanno una risposta univoca, quindi non è che si è vincenti se si trova la soluzione o meno. L'esercizio principale è quello di discutere e di analizzare insieme le cose che sono, diciamo, obbligatorie e le cose che invece non lo sono, proprio per determinare la scelta. Allora, anche in questo caso vediamo un attimo la scelta del candidato, eccolo qua, e quindi questo è un po', cioè, però non è molto lungo, quindi distribuiamo. Come? 21? Beh, non è un problema, penso che tanto i gruppi non è che devono essere... Fate da 3, da 4, come preferite, ecco, non è un problema. L'importante è che ne discutiate, secondo me, in gruppo per confrontare le rispettive opinioni. Va bene, allora possiamo ricominciare? Allora vi chiederei cortesemente se potete innanzitutto indicarmi, cosa abbastanza semplice, quali sono i must che avete pensato, quindi le cose essenziali che questa candidatura deve avere. Quindi la mineralogia, quindi qui lo mettiamo min. 3 anni ricerca. Esperienza tecnica e gestione sul campo. È un must o un want? È un must, no, è un want. Una preferenza generale. È una preferenza, quindi siamo già nel campo dei want. Ci sono altri must secondo voi? Conoscenza del... La lingua è un altro must. Tutti quanti i dati che devono essere 3 anni di esperienza. Sì, l'ho messo. La mineralogia, i 3 anni nella ricerca e la lingua slava. Ci sono degli altri must secondo voi? No, ecco, come dicevo prima, i must sono quelli in cui... Che dicono sì o no, che sono tassativi, esattamente. I want sono, diciamo, le cose. Allora, questi sono facili perché o ci sono o non ci sono. Veniamo allora ai want. Che cosa vogliamo mettere? Capacità gestionale. Il sesso lo mettiamo? Quindi mettiamo maschio. Internazionale? Esperienza sul campo. Capacità gestionale campo. Sono solo 3? Sul sesso.
Il sesso è un must o un want? Un want. È un want, ma penso così. Want. E quindi sesso, vediamo qui. Maschilista. Sì. Allora, I want, abbiamo visto nello schema precedente che dobbiamo dare un peso. Ce ne sono altri intanto di want che vogliamo mettere, così sono certo che... Gestionale, sì, diciamo che c'è. Qui ci sono tutti, insomma, grosso modo abbiamo questi brani. Ecco, dobbiamo dare un peso a questi tre parametri qua. Perché poi dobbiamo no, dunque nel must, noi questo, la lingua slava, l'abbiamo messo nei must. Anche se, in effetti, questo è un must che, come vedete, non si riflette sui candidati, perché tutti la sanno, grosso modo, la lingua slava. Quindi, di fatto, questo scade un po' nei want, perché bisognerebbe prendere in qualche misura il migliore. Allora, a questo punto, noi potremmo anche mettere la lingua slava, se siete d'accordo, fra i want, semplicemente perché possiamo articolarla da questo punto di vista, visto che tutti comunque lo sanno e quindi la sanno, quindi tutti passano, la mettiamo per così. Allora, a questo punto, pensando che la lingua slava poi passa nei want, dobbiamo dare un peso. Secondo voi che cos'è che pesa di più fra questi quattro fattori? Perché poi dopo ne facciamo la moltiplicazione e vediamo se questa macchinetta poi ci porta a quella che è effettivamente la scelta del candidato ideale. Allora, cosa pesa di più? Certo, quindi quanto pesa la lingua? Da 1 a 10 facciamo? 9. Di risulta, poi deve firmare anche l'allegato tecnico, no? La dichiarazione su queste cose, e quindi sotto questo profilo, se uno non la conosce, diventa effettivamente un problema. Quanto pesa il sesso? Quanto? 5? Brava. Grazie. E allora il sesso cosa facciamo? 6. A tutte le maestranze... Quindi pensate di metterlo per ultimo così. Però il valore va dato prima, perché se no il valore si aggiusta e quindi da questo punto di vista... Siccome c'è scritto qua, nella zona produttiva, c'è un clima maschilista, sì. Qualcuno che si troverebbe di fronte a due scelte non rischia, diciamo. Però c'è anche scritto che potrebbe ostacolare le donne del tempo. Beh, se mettevamo l'indicativo, scusa, sarebbe stato un must e quindi ostacola, quindi la donna sarebbe stata eliminata alla radice. C'è un punteggio in meno perché a parità di 105 la donna no, perché ho detto solo che sono scritta. Beh, è questo il caso, insomma, no? L'hanno sottolineato. Cioè, può anche essere il contrario, che uno può dire, siccome è donna gli do 10, quelle maschio gli do 5. No, tu devi fare una scelta. Si fa di solito, si vota, sì. Se parliamo soggettivo è una cosa, ma se parliamo che uno deve fare una scelta, cioè due cose che sono quasi simili, è uno rischia o non rischia, mandare una donna nel campo, se non mi produce poi perché la colpa ho scelto quella lì. Sì, ma prima comunque secondo me dovresti valutare il campo. Cioè quanto pesa l'essere donna rispetto alla capacità gestionale? Sì, o la... Secondo me sì. Sei. Secondo me è un... Sette? Quindi noi stiamo pesando l'essere maschio, ecco, sette quindi. L'essere maschio, non l'essere donna, perché poi dopo se no si ribalta. Non possiamo parlare come soggetto maschio o femmina, è una scelta. Ci sono due persone uguali, mando in campo una donna che potrebbe impiegare nella produzione. Devo dare un
che non ha i requisiti necessari, quindi si bilancia, si sbilancia. Secondo me ha una parità di seggio e il voto che dovrebbe avere precedenza rispetto alla domanda, sapendo che il territorio è quello. È stile. Quindi rispetto a una parità va avanti il voto. Perché non ha detto. Allora mi sembra che i voti. Dice. Certo, allora abbiamo un 4, dico bene, un 7 e un 6, un 5 e un 6, giusto? Allora mettiamo i voti? Chi dice facciamo la media? Facciamo 6? Facciamo 6? Compromesso? Allora il sesso vale 6. Bene. Poi ci sono le capacità gestionali, l'esperienza gestionale e l'esperienza internazionale. Che punteggio gli diamo? 8 e 8. Va bene. Allora, cominciamo a vedere quali sono i candidati. Allora, Franco Porta. Mineralogia? Sì. 3 anni nella ricerca? Sì. La lingua slava la conosce? Ci mettiamo quanto la conosce? 95. Allora, qui ci mettiamo 95, ci mettiamo che la sa a 95. Bene. Del sesso è M, vabbè, mettiamo sì, va bene, maschio. E dal punto di vista dell'esperienza gestionale? Consulenze sul campo per l'azienda. Diciamo di sì. E quindi ha anche l'esperienza internazionale. Gestionale è solo ricercatore, è un consulente. Ecco, se per un gestore noi potremmo intendere forse più un manager, qualcuno che abbia gestito le persone, anche perché l'attività proposta richiede di governare delle persone, di avere molte persone a riporto. Prego. Beh, noi possiamo dargli anche un voto, possiamo dirci alta, media, bassa, così semplifichiamo anche la somma. Quindi l'esperienza gestionale, come la mettiamo? Bassa. Siete tutti d'accordo che ha bassa esperienza gestionale? No, facciamo alta, media, bassa, poi la moltiplichiamo, faremo 1, 2, 3, eccetera. Facciamo, secondo voi, alto o basso? Cioè, l'obiezione è che coordinare... Certo. Certo. Sì. L'esperienza sul campo. Sì, consulenze però. Quindi non è mai stato un responsabile di una fabbrica. Quindi cosa gli mettiamo? Media? Gestionale media, Facciamo media. Vabbè, qui il sesso, ok, va bene, ci facciamo così. E l'internazionale va bene, dire così. Va bene, allora vediamo Giulio Bianchi. Mineralogia? Sì. Perfetto. Poi, dunque, ricerca? Sì. Ho fatto la ricerca.
Istituto Ricerche dell'Università di Padova, se ci sta. La lingua slava, il Bianchi la conosce un po' meno bene, ma è a 65. L'aspetto, la responsabilità gestionale, il fatto che abbia fatto il master alla Bocconi, possiamo dire che è solo teorica, no? Quindi possiamo dire che non c'è o è bassa? Basta, non c'è. Quindi ci mettiamo una X come gestionale. Vabbè, sesso, ok. E come esperienza internazionale? Niente. E quindi anche lì, niente. Bene. Verardi. Mineralogia c'è sempre. L'assistenza del direttore di ricerche, quindi c'è. Quindi questo ce l'ha. È Verardi, sì, ha 45 di test di slavo. Vediamo l'esperienza gestionale. Niente. Vabbè, sesso, questo qui l'abbiamo fatto. E l'esperienza internazionale? Niente. Bene. Corti. Geologia. La ricerca, sì? Direttore ricerche di una società. Eh? 2 anni, quindi niente anche questo. E laureato in geologia? Niente. Allora, c'ha già una X, quindi questo la esclude. La lingua come è messo, corti? Beh, 60, quindi non è neanche... Prego? Gli mancano già 2 must. Però in effetti sarebbe già escluso per i must, però vediamo se diciamo in qualche misura può essere, lo slavo ce l'ha, però non c'ha nessuno, non ha nessuna esperienza gestionale, niente, vabbè, sesso è così, e l'esperienza internazionale, niente. Corti, direttore di ricerche di una società mineraria operante nel Suriname, quindi la ricerca ce l'avrebbe, eh? Quindi l'esperienza internazionale ce l'ha, in una qualche misura. Vabbè, comunque così. Le penultimo, che sono Rossi e Noce. Allora, la Claudia Rossi. Prego. Claudia Rossi. Benissimo, allora, vediamo la Rossi che c'ha. La laurea in mineralogia. L'ufficio studi e ricerche dell'Università di Roma... 2000-2002, qui è ambiguo, non si sa se sono 2 anni o 3, però si è iniziato a gennaio. Ah, chiedo scusa. Claudia Rossi, scusate, lo leggevo con gli occhiali e quindi sono... Mineralogia va bene. Business Administration. Va bene. 2008 quindi ce l'ha. Sa 94 l'inglese, l'inglese lo slavo. Assistente al direttore di ricerca di una società mineraria americana, ha operato in Guinea e Kazakistan, quindi internazionale c'è. Gestionale, beh, ha fatto anche il master, insomma, quindi. Non guida persone. L'esperienza gestionale è un po' com'è? Un po' bassina forse.
Cioè noi non abbiamo premiato l'esperienza teorica come gestionale di chi aveva fatto il master. Prego. Come lavorato in questi ambienti che sono molto simili al sono molto maschilisti. In alcuni stati, per esempio, predomina il femminile. In questo in particolare, perché lì vince proprio il tassamento. Ma come questa donna? Prego. Però poi, secondo me, salutiamo il fatto che sia donna non deve precludere la scelta in questo caso. Non deve precludere. Secondo me. Ok. Quindi io a parlare con una scala di valori comparata assegnerei una classe più elevata a Claudia. La Rossi è più elevata, ecco, quindi come aspetto gestionale si intende? Intendevamo come aspetto gestionale, come esperienza gestionale. Sulla scala adottata per una comporta almeno quindi diamo medio o gli diamo elevato? Medio? Di là si dice elevato. L'esperienza gestionale della Claudia Rossi. Possiamo sempre, se utilizziamo lo stesso parametro, possiamo sempre mettere medio al massimo. Certo, è attualmente assistente del direttore. È per le ricerche della società. Però per altre linee, ma assistente di ricerca. Sì, è vero, è questo. Claudia Rossi. È una competenza bassa a quota, perché diciamo, il campo lavorativo sono quasi comparabili, se non migliori posti di quota, perché sono consulenze, non sono consulenze temporanee, ma non stabili. Certo. Perché ho operato in realtà. Quindi diamo basso a porta, secondo voi? Siete d'accordo? Diamo basso. Ecco, e alla Rossi gli diamo medio alto medio, non può essere alto perché come dicevamo non ha competenze manageriali, insomma. Benissimo, andiamo all'ultima persona che è Noce, che la mineralogia c'è per tutti, d'ufficio studi e ricerche all'Università di Roma, 2000-2002, 2 anni, quindi sono 3 anni. Se è iniziato a gennaio sono 3 anni. Noi sapevamo, il nostro gruppo sapeva che questo era stato assunto il 1 gennaio 2000, licenziato il 1 gennaio 2002, quindi sono 2 anni. E potrebbero essere. Sono il consulente della loro. Beh, qui è ambigua la cosa, non lo sappiamo, ci ho messo punto di domanda. 99. Allora, l'Alfio Noce è direttore tecnico di una miniera, quindi ha un'esperienza gestionale elevata. Siete d'accordo?
Poi vabbè, qui la cosa e l'esperienza internazionale è in Ecuador. Non so quali affinità abbia con la Bosnia lì, con la cosa, però insomma con... E quindi siamo, comunque l'esperienza internazionale ce l'ha. Bene, a questo punto chi scegliamo? Cominciamo a eliminare corti. Questo lo eliminiamo. Scusate che fra l'altro non ci vedete voi, perché comunque... Allora... Chi è che è da eliminare? Dobbiamo decidere se dal 2000 al 2002 significa 2 o 3 anni. Chi ha casi dura minimo 3 anni? Dura minimo 3 anni, secondo voi? Succedeva questo. Se vinci come lo concorso, se vinci il concorso da PHD, direi che il ragionamento fila, sì. Però se sono 2 anni e non sono 3, cioè io per capire... Ma resta nei master, ma adesso nei master, non è il piano, tassativo. Perché altrimenti dove le punte? Tassativo, è nei master, quello viene escluso. Io. E quindi anche Roberto Corti non è... Quindi Corti l'abbiamo già eliminato. C'era Noce che... Non ha il master dei 3 anni. Quindi lo eliminiamo, anche se è quello che parla meglio lo slavo. E ha una competenza gestionale elevata. Qui potete considerare quindi la fregatura dei must, che sono molto semplici, perché sono la cosa migliore, no, che uno fa, come il must dell'età, no? Non assumiamo oltre 40 anni, eccetera, chi ne ha 41 è magari il candidato migliore. Esatto, tranne che la Fornero ci ha ringiovanito tutti dai 5-10 anni, no? Quindi è quello, facciamo per. I must comandano perché sono degli o dentro o fuori. Se i must comandano, no, c'è va fuori, cioè, anche se lui ha l'esperienza, la lingua, però se il must è più importante, va, certo, fuori. Questo in uno schema di questo tipo con delle figure immaginarie è una cosa che noi risolviamo tranquillamente. Sì. Quello che è il problema è proprio come è nella realtà, perché a volte questi master, come vedete, non vanno in effetti a considerare che questo signore qui ha le caratteristiche più importanti e più affine alle posizioni, alla posizione, perché ha un'esperienza gestionale elevata, perché ha un'esperienza internazionale del migliore nel test. Quindi il paradosso è appunto un po' questo, che la persona così... Va bene, quindi però il no ce lo eliminiamo, no? Perché a questo punto non è così. Vediamo che andiamo a scegliere. Allora, la signora come è messa? La Claudia Rossi? La signora la lasciamo per ultima. La lasciamo per ultima, benissimo. Allora vediamo. Dobbiamo eliminare bianchi? Se lasciamo alla fine Claudia Rossi, Berardi e bianchi sono comunque inferiori a porta. Berardi e bianchi sono meno... A colpo d'occhio... Bianchi però non ha esperienza internazionale, Bianchi. No, dico, Berardi e Bianchi sono comunque inferiori.
Claudia Porta, quindi, sì. Quindi dovrebbe restare Porta e Claudia Rossi. Sì, due sono... Vado? Chi porta? Allora, la lingua qui aveva Porta 95 e la Rossi 94, se non vado errato. No, la Rossi non aveva 94. 94, sì. Porta 95 e la Rossi 94. No, perché no? Se ci fosse... Certamente, questo si può aggiungere. Sono i must che di solito sono inflessibili, ma i want hanno questa caratteristica di variabilità. Anzi, diciamo che fra l'altro il processo decisionale è tutto un continuo aggiustamento di soluzione del problema e di produzione di ulteriori alternative, soluzione, produzione, fin quando per approssimazioni successive, un po' come abbiamo fatto in questo momento, arriviamo poi e perveniamo a una soluzione. Va bene. Prego. Il porta non conosce l'inglese. Vedete che abbiamo un'ulteriore osservazione. Quindi lo conosce bene. Però ho detto qua che il direttore del personale gli ha evidenziato qualche perplessità in merito alla soluzione di un ricercatore. Per cui si dice, siccome questa è una ricercatrice frustrata, certo. Sì, non è un manager, non è una capo di persona. Io presuppongo che l'assistente è direttore di ricerca, se non c'è il direttore di ricerca, lui... Una cosa è teoria, una cosa è pratica. Tu decidi di fare una cosa, sulla tua pratica, il risultato di quello che è diverso. È chiaro. Teoricamente noi possiamo dire, facciamo questo, facciamo questo, sul campo abbiamo il pratico. A questo punto campo, veramente, di aver preso in mano la macchina, hai inesperienza. Ma tanto devi sempre riferire al direttore.
maschilismo, quant'altro. Potrei avere fortuna di aver portato una donna veramente tenace, che però non ha avuto neanche esperienza di gestionale. Va bene. Io che sono consulente, ho nominato te come direttore, mi assumo le responsabilità, però di comandarli, e se non riesco ad avere una posizione, sono io responsabile, sono menato. Quindi sono le valutate queste qua. Però di contro magari la Rossi parla inglese, quindi magari nel momento in cui c'è una persona che magari non parla correttamente lo strato. La Rossi però parla inglese, non menziona lo strato. Si parla inglese. Vabbè, non è necessario arrivare alla conclusione perché spesso la selezione è anche fatta così ed è composta anche da aspetti fortunosi, ecco, no? Ma nella mia esperienza la persona che collima di più è Alfio Nocci. Eliminando il must, cioè se io il must lo prendo in seria considerazione. Eh sì. Sì. L'azienda si sia preposta dei must, può in un certo momento decidere di annullare un must e di dare un valore maggiore ad altro, oppure sì. Sempre seguire la linea, dire ok, io mi sono posto dei must, un must comandano. Beh, diciamo che i must è una domanda assolutamente interessante che fa parte appunto di quello che è il dubbio nei processi di selezione. I must hanno una grande comodità nella fase di, proprio come abbiamo fatto un po' noi, di screening delle candidature, perché semplificano la vita. Noi qui abbiamo 6 casi, se ne avessimo 600, 700, come sono anche adesso le domande di lavoro che pervengono alle aziende, è chiaro che se io seleziono con un must tipico, anche se non è corretto, ma è quello dell'età, io so che tutti coloro che sono nati prima di una certa data automaticamente non entrano nel circuito della selezione, e quindi questo per esempio è uno degli aspetti. Dall'altra parte questo esercizio già ci fa vedere quanto la scelta dei must non ci fa, diciamo, cogliere il candidato migliore, no? Quindi da questo punto di vista abbiamo sempre questo aspetto, che da una parte appoggiandoci a dei must ci ancoriamo a delle certezze, ma dall'altra parte vediamo come queste certezze poi vengono meno quando ci troviamo in situazioni di ambiguità di questo tipo. Allora, come si diceva prima nella scaletta di Popper, è tutto un esercizio di aggiustamento successivo. Per rispondere alla tua domanda, sì, secondo me è opportuno che, soprattutto nella fase di selezione, si abbia un atteggiamento non discriminatorio per l'età, non discriminatorio per il sesso, non discriminatorio, ma che si basi effettivamente sulle competenze effettive della persona. Dall'altro lato dobbiamo dire che molte delle attività sono ormai molto difficilmente mappabili, cioè la classica job description, cioè la descrizione esatta del ruolo della persona, sono sempre meno certe, anche perché le imprese sono sempre più confuse nel determinare il loro futuro, nel determinare la loro organizzazione. E quindi anche in questo caso fa sì che sia i must sia i want siano sempre meno determinati. Non so se ho risposto alla tua domanda, ecco, quindi è auspicabile che un'impresa possa effettivamente valutare una candidatura per quello che vale, ecco, e non soltanto per l'età che ha o per l'esperienza che ha. Qui non abbiamo messo l'età, ma quando leggiamo l'esperienza di 2 anni e così, compare effettivamente proprio per discriminazioni dovute a che una persona è troppo giovane, è sempre troppo anziana per la selezione. Potrebbe essere vantaggioso qualora si abbiano tante candidature, però magari prevedibile se le candidature sono, diciamo, in numero. Esatto. Un altro must, per esempio, abbastanza stupido, dal mio punto di vista, è quello che, per esempio, seleziona solo da certe università.
perché la distribuzione delle intelligenze è assolutamente omogenea in tutte le università. Quindi il dire seleziono soltanto dalla Bocconi o dalla LUIS o da certe facoltà è un aspetto che assolutamente va a precludere le opportunità per persone che magari sono assolutamente eccellenti. Quindi questo ad esempio è un must che a volte avviene e che non è un must da suggerire, è un must discriminatorio. Beh, è una cosa anche molto, molto costosa anche come facoltà. E certamente, certamente. Certo, assolutamente. Però purtroppo, siccome non ha la possibilità, è capacissimo, ma siccome non sta scritto che è andato lì, questo è la palla, il campo decisionale italiano. Sì, dobbiamo dire, ecco, come sapete probabilmente, che nei curriculum americani non c'è l'indicazione dell'età, proprio per legge. Poi magari si trova lo stesso la scappatoia per poterla dedurre, però formalmente... magari non ha una laurea, però sul campo ha vissuto per 30 anni di esperienza sul campo, viene il signorino che di 20 anni, che io mi sono laureato a Bocconi, dico che fate avanti, vediamo se sei fatto. Teoricamente tu hai la teoria, ma in pratica il campo è un'altra cosa, cioè non è proprio diametralmente opposto, però comunque devi affrontare tanti problemi che in teoria non ti mettono in dimensione. Certo. Certamente. Stavi dicendo? Bene, siamo nella fase di conclusione, sì, qui siamo... Bene. Allora, questo schema poi nel materiale vi verrà dato, è uno schema che serve appunto per le decisioni come abbiamo visto, e quindi importante, ecco, proprio stabilire anche un peso dei want, perché chiaramente l'aspetto matematico, poi adesso non abbiamo fatto i calcoli, ma può sicuramente aiutare come punteggio per, diciamo, corroborare una determinata decisione. Va bene, allora io concludo con una frase storica, ecco, di Proust, che voi la conoscete, insomma, ecco. Era un po' l'invito, il fatto che ho tentato appunto
di trasmettervi. Qualche volta ho qualche appannamento di stanchezza, me ne scuso, ecco, della creatività, della soluzione dei problemi. Spero che questo esercizio, visto che almeno quella che è la mia percezione, vi hanno interessato e vi hanno fatto discutere. Mi sono limitato solo ad alcuni, diciamo, strumenti, ma che credo che anche nella mia esperienza professionale mi sono stati abbastanza d'aiuto, perché poi quando vediamo anche metodologie molto ampie, molto allargate, eccetera, poi al lato pratico è difficile ricordarsele ed è altrettanto difficile poi applicarle concretamente. Per cui io sono molto contento, ecco, della vostra partecipazione, del vostro entusiasmo. Domani vedremo il seguito, anche perché c'è l'esercizio su come superare un colloquio di selezione, quindi spero che questo possa interessare, se non chi è già occupato, ecco, chi è alla ricerca del lavoro, eccetera, che in qualche modo permetteremo di fare una riflessione su questo e sull'assertività, e quindi come, diciamo, portare avanti le proprie idee nel corso di una riunione. E quindi mi auguro, appunto, che domani mattina di passare una mattinata altrettanto produttiva. E quindi vi ringrazio, un po' più fresca, ecco, quindi, visto che cominciamo presto, no Tommaso? Cominciamo alle 9, va bene? Grazie a voi.